presentiamo la professoressa Marcello che ci presenterà a sua volta il suo libro su Giuseppe Pagano. Dobbiamo usare questo microfono perché è quello che entra nella telecamera e quindi è un po' scomodo, però funziona. Buonasera a tutti, io sono molto contenta di aver partecipato e di aver appoggiato questa iniziativa perché quando mi è stata presentata insomma, ho analizzato prima di tutto i nomi dei relatori che sono tutti di altissimo livello, per cui stasera avremo il piacere di ascoltarne uno, il primo, la prima anzi. E soprattutto il tema che mi è stato dato questo titolo, Architettura e potere, che però si colloca appunto in un'epoca almeno a me molto cara, che è quella del razionalismo, e quindi quella che va dagli anni 20 anni fino al 30-40 del secolo del Novecento. È un'architettura e razionalismo che per gli architetti forse ha segnato parecchio. Diciamo anche la storia, perché è un'architettura semplice, essenziale, che si spoglia di tutti quei dettagli decorativi che venivano dal secolo precedente. E questa funzionalità ha portato alla creazione di un movimento in Italia, che dopo credo che la professoressa parlerà, del MIAR, il Movimento Italiano dell'Architettura Razionalista, dove appunto i padri fondatori furono tantissimi architetti, fra cui anche Giuseppe Pagano, tantissimi, principalmente sette, ma parlerò anche di questo. Quello che io volevo dire, l'ultima cosa, è che tante persone appunto descrivono quest'epoca in modo particolare, ma ne volevo citare due. Una è Antonio Gramsci, un politico, che disse del razionalismo, che praticamente aveva creato. Era un'architettura che aveva creato un gusto di massa, quindi un'architettura talmente semplice che era riuscita ad entrare nel gusto di tutti. E più tardi, invece, Giorgio Muratore, un docente critico di architettura, disse che praticamente l'architettura del razionalismo, era quella che si era più studiata in tutto il mondo come architettura contemporanea, e ne è una testimone, perché dall'Australia. Quindi io lascio la parola a Piero Casarelli. Bene, grazie. Grazie soprattutto di questa sinergia, perché questa sera è una, diciamo un argomento un po' di nicchia, e quindi la maggior parte dei partecipanti sono architetti, però questo è un tema che noi trattiamo da diverso tempo. Quando c'è stata, ad esempio, la celebrazione di Dante, un altro architetto di Como ci ha parlato del Danteum di Terragni. E purtroppo l'abbiamo fatto soltanto in streaming, però diciamo che l'obiettivo della nostra associazione è proprio quello di cercare di vedere quello che è successo fra le due guerre da un punto di vista artistico, architettonico e culturale, senza delle lenti che lo deformino, e quindi dare il giusto risalto. Per fortuna che in alcune università oltreoceano, quindi anche di stampo anglosassone, ancora. La professoressa Marcello ne è una testimonianza. Esiste questa visione priva, diciamo, di paraocchi e di fronzoli che per tanto tempo hanno condizionato un po' la rilettura di questi fenomeni in Italia. E la professoressa Flavia Marcello è diventata una nostra amica perché ha letto su internet che c'era stato riaperto questo salone e nei suoi tour che fa dall'Australia, dove lei vive da tanto tempo, pur essendo italianissima, e dove insegna all'Università di Swinburne, a Melbourne, è venuta appunto a vedere questo salone in agosto quando era chiuso ed è riuscita a farselo aprire trovando le chiavi nel ristorante di Maurizio Bucci. Da allora questa casualità ci ha portato insieme a sviluppare un percorso, ha tenuto una conferenza che si intitolava Sport e Fascismo, sull'architettura del Foro Mussolini, oggi Foro Italico. E poi ci ha fatto la cortesia di scriverci un capitolo nel libro che potete trovare appunto all'uscita su Sono dei Mosaici sull'architettura delle case del mutilato. È una riconosciuta a livello mondiale come una delle massime esperte appunto dell'architettura del periodo fascista e ha scritto diversi saggi che trovate sul suo sito. Quindi io volevo farvi vedere com'era il salone quando l'abbiamo trovato noi. Che era completamente vuoto,
aveva avuto delle vicissitudini di tipo giudiziario, per cui praticamente il leasing era detentore di questo, la società di leasing di questo locale, e si trovava in questo stato bellissimo, però completamente abbandonato e soprattutto non visibile al pubblico. E poi dopo è stato trasformato grazie appunto anche all'attività della nostra associazione culturale, che si fregia di un comitato scientifico di cui fa parte il professor Alberto Giorgio Cassani, che è stato l'ideatore di questa di questo ciclo che si intitola Architettura e Potere. Comincia oggi la presentazione di Giuseppe Pagano, poi ci saranno tre relatori di grande rilievo: Alessandro De Magistris il sabato 30 aprile, che parlerà dell'architettura in età staliniana; poi ci sarà Antonio Pizza invece il sabato 7 maggio a parlare dell'architettura autarchica nel periodo franchista, e a concludere non poteva che esserci una conferenza su Spera e Piacentini, che sono considerati appunto i due architetti, uno del nazionalsocialista e l'altro fascista, insomma rappresentanti un po' dell'epoca dei totalitarismi. Sabato 21 maggio. Io invito tutti quanti quindi a seguire la nostra attività culturale, e invito la professoressa Flavia Marcello adesso a venire sul palco, e lasciamo la parola a lei, che presenterà il suo libro su Giuseppe Pagano, un libro che è uscito in inglese ma che oggi ci presenta l'anteprima in italiano, e anzi c'è a disposizione una cedola di preordine per preordinarlo, e uscirà da Gangemi grazie anche al lavoro che abbiamo fatto noi, perché quando c'era il lockdown abbiamo presentato su un gruppo Facebook, a cui invito chi non è ancora iscritto a iscriversi, che si chiama Architettura Razionalista in Italia, che conta 25.000 aderenti, abbiamo presentato il libro, e dal di lì è nato l'interesse, e Flavia è riuscita a parlare con l'editore, che è stato entusiasta e l'ha presentata per realizzarlo. Quindi Flavia, vieni pure sul palco, ti cedo il microfono. Chiedo se si sta vedendo la diretta su Facebook, se va tutto bene. Sì, ok. Allora, io adesso mi rimetto nell'audience, ti lascio la parola. Grazie Piero. Sì, grazie. Grazie di avermi di nuovo invitato a Ravenna, penso che sia la terza volta che vengo qui a presentare, ogni volta sono sempre, perché è una città che mi sta sempre più simpatica, devo dire, quindi a parte che si mangia benissimo sia ai ristoranti qui, ma anche a Cadeven. Allora, io sono qui per presentarvi una figura che poco nota nel mondo anglosassone, ma in Italia Giuseppe Pagano è abbastanza ben conosciuto. E so di avermi davanti un audience di architetti, come sono anche io, una storica dell'architettura, però oggi ho voluto fare una presentazione, diciamo, più integrale, cioè di inserire l'opera architettonica di Pagano nel contesto delle tante altre cose che lui fece come architetto. Ho scritto questa monografia su Giuseppe Pagano, però non da sola. Insieme a me ho una squadra che ci siamo chiamati paganisti, una squadra di paganisti. Come vedete c'è Noè Staimatzky, che ha scritto un saggio critico sul rapporto fra Pagano e il neorealismo. Caterina Franchini, che insieme a Claudio Cagneschi, due giovani dottorande al tempo che avevano anche loro scritto la loro tesi di dottorato su Pagano, lo invitate a fare le schede che stanno in fondo al libro. Poi c'è Tim Benton, che è massimo studioso della storia dell'architettura inglese, che è molto interessato nella fotografia di Pagano, e poi il grande Cesare Di Seta, che anche lui editore del libro conoscerete tutti. Lui mi ha aiutato tanto con il libro, mi ha sempre sostenuto e ha scritto anche lui l'introduzione. Quindi sì, sarei l'autrice del libro, però senza di queste altre 5 persone non si sarebbe mai avverato. Quindi cominciamo un po' con la vita di Pagano. Lui nasce a Poreč, una piccola cittadina adesso che è Croazia, che è detta anche Parenzo, da una famiglia nazionalista. Questo è importante che venga da una famiglia nazionalista, perché lui è una persona che si sente italiano sempre dalla nascita.
E infatti scrivo nel mio libro, lo chiamo Pagano conto corrente, perché Pagano era sempre, diciamo, un esterno in una comunità di altre persone. Quindi comincia proprio la sua vita come un italiano nell'impero austro-ungarico. La famiglia, il padre è un archeologo, e quindi l'idea dell'importanza della cultura e dell'educazione è sempre con la famiglia Pogačnik dall'inizio, e infatti lo mandano a Trieste a fare l'educazione liceo classico, perché non c'era un liceo classico in italiano giù a Porridge, quindi ho dovuto andare a vivere con una famiglia di amici per fare liceo, e lì anche è imbevuto nel concetto nazionalistico italiano. Infatti nel 15, quando scoppia la guerra, fanno l'appello in classe, e quando arriva la P di Pogačnik non c'è Giuseppe in classe. Dove sta Giuseppe? È scappato a Padova, si è cambiato il nome da Pogačnik a Pagano, ha detto io sono un italiano, voglio lottare nella guerra, nella prima guerra mondiale. Torna a casa dalla guerra e partecipa con D'Annunzio alla presa di Fiume, e poi diventa un fascista della prima ora. Allora, il rapporto fra Pagano e il fascismo è un rapporto abbastanza complesso, che poi si snoderà nei prossimi 20 anni, che insomma racconterò anche quando vado avanti con il resto della presentazione. Ma lui è un fascista della prima ora perché lui è una persona che vuole il rinnovamento sociale, cioè vuole che la società cambia. E quindi lui vede nelle prime ideologie del fascismo un senso che anche il fascismo cambierà la vecchia Italia di prima. Quindi lui ci crede in queste cose, crede negli aspetti nazionalistici e socialisti del primo fascismo. Poi vediamo come cambieranno le cose nel ventennio. E quindi lui è fra i fondatori dei fasci di Parenzo. Poi decide di andare a Torino e studiare architettura. Perché Torino? Perché a Torino c'era suo fratello Antonio, che anche insegnava, studiava ingegneria. E questo fatto, questa formazione di Pagano all'interno del Politecnico di Torino diventa molto importante, perché lui viene da una città, da una famiglia artistica archeologa, però studia l'architettura con l'impronta dell'ingegneria sotto il grande Chevalier. E il libro di testo importante per il Politecnico di Torino in questo tempo è il grande libro di Choisy. E Choisy che racconta la storia dell'architettura non come un oggetto artistico, ma con una tecnica. Quindi l'idea di architettura come tecnica e architettura come arte, questo è importante per Pagano, e vedremo come lui poi sviluppa i suoi progetti, che lui vede veramente l'architettura prima come un'arte sociale, secondo come un'arte, e poi come una tecnica. Poi nel 30 si trasferisce a Milano per dirigere la rivista Casabella. E da lì, diciamo, gli anni 30 sono gli anni della sua massima produzione, sia architettonica, ma sia anche di design e di editoria e di critica architettonica. Infatti si inserisce in tutti questi dibattiti sull'architettura razionalista come arte di Stato, come aveva anche accennato Stefania. Poi nel 41, quando Italia entra in guerra, torna di nuovo in guerra e si arruola volontario sul fronte albanese. Però nel 42 tutto gli crolla intorno e vede che veramente il fascismo non è più quello in cui lui ha creduto 20 anni prima, quando ha fondato i fasci di Parenzo, e si dimette dal Partito Nazionale Fascista. Diventa partigiano, è arrestato e deportato al lager di Mauthausen in Austria, dove purtroppo e molto tristemente, infatti quando l'ho scoperta questa cosa mi sono scese le lacrime sulle guance, è morto neanche una settimana prima che sono venuti i russi a liberare i campi. Quindi avesse resistito altri 10 giorni, avrebbe avuto un impatto sulla cultura architettonica d'Italia nel dopoguerra ancora più forte, ancora più grande che è riuscito a avere morendo nel 45. Allora io voglio parlare di Pagano come soldato, come architetto, come urbanista,
come designer, fotografo, critico e partigiano. E questa in realtà è la struttura del libro. C'è un capitolo per tutti questi tanti questi aspetti, sia creativi che critici che personali e biografici di Pagano. Allora, come soldato, qua c'è una foto di lui con i suoi compagni, e sono riuscita ad inserire, molto felicemente, grazie anche a Piero, questa foto del nostro Pagano a Fiume proprio. Non so se vedete, qua in centro c'è D'Annunzio, e questo signore un po' occhialuto, un po' perplesso, è il nostro Pagano proprio lì con i legionari alla presa di Fiume. E con questa mappa vedete i suoi viaggi durante la Prima Guerra Mondiale. Noi abbiamo un conto di prima persona della sua esperienza in guerra in una lettera che lei scrive a un'amica e che è pubblicato anche nel libro di De Seta. Quindi, leggendo la lettera, sono riuscita a costruire questa mappa di dove ha girato per tutta questa zona dell'impero durante la Prima Guerra Mondiale. Allora, adesso passiamo a Giuseppe Pagano, architetto. Allora, io volevo cominciare parlando di Pagano come architetto con una citazione di un articolo che lui scrive in Casabella, che io penso che più di tutte altre le cose che lui ha scritto riesce a riassumere che cos'è l'architettura per lui. E mi dovete perdonare se lo leggo integralmente, perché credo che sia molto importante, ci ritorniamo durante il corso della presentazione. Per chiarire le posizioni è necessario scendere ad esempi. Architettura moderna significa innanzitutto architettura fatta per uomini e donne appartenenti alla civiltà contemporanea. Significa architettura moralmente, socialmente, economicamente, spiritualmente legata alle condizioni del nostro paese. Significa costruire per rappresentare gli ideali del popolo, per soddisfarne i bisogni, per servire nel vero senso della parola. Io credo che queste sono parole eterne. Voi che siete architetti qui, magari anche oggi pensate queste cose quando fate il vostro lavoro. E adesso non ho tempo per parlare di tutte le sue opere, e neanche con molto dettaglio, ma faccio un po' un tour delle sue opere, credo che sia più importanti. Cominciamo con il Palazzo Gualino a Torino nel 1930. Questa è una delle cose che lui, dei progetti che lui fa insieme a Gino Levi Montalcini, che ha conosciuto al Politecnico di Torino, 6 anni più giovane di lui, ma hanno fatto un'amicizia quasi subito e hanno lavorato insieme negli anni di Torino. E il Palazzo Gualino è importante non solo come opera razionalista e di collaborazione fra questi due architetti, ma perché Gualino era un mecenate molto interessato nell'arte. Lui, insomma, ha a che fare con i sei di Torino, quindi vediamo Pagano qui a Torino entrare in questi circoli fra architettura ed arte, e questo è importante. Palazzo Gualino, diciamo, è il primo edificio flagship, come si dice in inglese, cioè un edificio che rappresenta una ditta e lo spirito di una ditta è nella sua architettura. Come vedete, c'è questa linea molto razionalista, pulita, senza fronzoli. Una pianta anche abbastanza aperta con un cortile dentro, e poi vedete che gli interni e tutti i mobili fatti anche da Pagano e Levi Montalcini insieme. Quindi il concetto del Gesamtkunstwerk lo vediamo proprio espresso in Palazzo Gualino, quindi i lucernari, le maniglie delle porte, tutti quanti i mobili sono progettati da Pagano e Levi Montalcini insieme. E questo era anche collegato con Gualino e ciò che produceva la ditta Gualino, che faceva questi materiali nuovi come Buxus, per esempio. Quindi i mobili non erano solo i mobili per gli impiegati che lavoravano lì nell'ufficio, per i clienti erano come quasi dei prototipi di questo è ciò che produciamo e possiamo produrlo anche per voi. Quindi questo vediamo anche che Pagano si inserisce nell'idea della nuova tecnologia, di come si possono usare i nuovi materiali.
Poi con Levi Montalcini sempre progetta la Villa Colli per una famiglia, la famiglia Colli, a Rivara in Piemonte. E anche qui lui comincia ad esplorare due cose. Prima, che cos'è la casa moderna? Come possiamo vedere modi nuovi di vivere? Quindi vedete che qui in questa pianta, numero uno, è una specie di salone aperto e le stanze si snodano intorno a questo spazio centrale e abbiamo Pagano che comincia a pensare all'idea del funzionalismo, cioè quali sono le funzioni della casa e come le possiamo raggruppare nella pianta. E poi vedete gli interni. Altra cosa importante della Villa Colli è che vediamo il primo interesse, la prima chicca di interesse che ha Pagano nell'architettura rurale, cioè come progettare una casa che negli interni è moderna ma che negli esterni si inserisce nell'espressione dell'architettura rurale di questa zona del Piemonte. Poi sempre in Piemonte, a Biella, Pagano progetta questo convitto. Come vedete dal plastico in alto abbiamo questa pianta ad H, dove ognuna delle braccia dell'H, diciamo, ha una funzione sua. Quindi dove vanno a dormire i ragazzi e le ragazze, dove ci sono le zone di educazione e dove ci sono le funzioni della mensa e le scale. Anche a Biella è un altro esempio di come Pagano lavora con l'industria come cliente, quindi Gualino, grande industriale, a Biella la famiglia Rivetti, che non solo ha la produzione di lana, ma si impegna anche nel poter migliorare diciamo, la società di Biella per educare i bambini. Quindi è una ditta che è interessata anche ad investire nel futuro ed educare bene i ragazzi di Biella. Il convitto di Biella si può anche vedere oggi, che è la sede del municipio della città di Biella, quindi un edificio ancora in uso. Poi nel 1933 progetta il suo unico edificio a Roma, che è l'Istituto di Fisica alla città universitaria. E qua vediamo il primo episodio del rapporto fra Pagano e Piacentini, che è un rapporto che, diciamo, di amicizia, non amicizia, di rivalità. E, diciamo che Pagano e Piacentini sono come due punti, poli opposti di come si può avere un approccio al razionalismo. Cosa importante di Pagano qui alla città universitaria è che il suo edificio, che vedete lì in fondo, riesce a cambiare il progetto di Piacentini. Piacentini, grande architetto, che insomma lui è il più famoso, pensa che lavorando con Pagano si rende conto che il suo progetto per il rettorato, che vedete in questo plastico, in questa torre enorme, se siete stati a Roma a vedere la città universitaria saprete che questa torre non c'è. Perché non c'è questa torre? Perché Piacentini si rende conto di aver esagerato, che con l'idea di Pagano ascettico, razionalista, scevro nelle sue idee, Piacentini si rende conto che forse è meglio essere un pochino più modesti e cambiare un po' la scala del suo edificio per avere un concetto più uniforme del campus della città universitaria. E qua vediamo anche come le idee che lui ha cominciato a sviluppare nel convitto di Biella si sviluppano nella progettazione dell'edificio di fisica. Come vedete, la pianta diventa un po' più complessa, ma come sempre lui ha l'idea di ogni blocco, ogni volume ha una sua funzione specifica, quindi aule grandi, aule piccole, uffici per professori, spazi per refezione, eccetera. Poi fa anche gli interni degli uffici del Popolo d'Italia e progetta nel 1936 un nuovo padiglione per la Triennale di Milano.
Quindi sapete che lì nel Parco Sempione c'è l'edificio di Muzio, quello rosso, ma forse non tante persone sanno che accanto a questo edificio nel 1936 c'era un edificio di Pagano, che lui ha voluto, vedete nel plastico, che ha questa forma un po' che si snoda, quasi come un serpente o qualche animale che viaggia in mezzo al parco. Perché questa forma? Beh, uno, perché è un edificio per le mostre, ma due, perché nel mezzo del Parco Sempione ci sono tanti alberi e Pagano decide di fare questo edificio che ha questa forma per accomodare gli alberi, prima cosa. Seconda cosa, lui vuole che quando le persone stanno dentro lo spazio di una mostra, che siano completamente immersi nello spazio della mostra. Quindi sono questi corridoi lunghi con le finestre alte che non si vede da fuori. Però quando si arriva in quest'ultimo edificio un po' quadrato, si esce in questo cortile e si è immersi nel verde. Perché sappiamo tutti, quando vediamo le mostre, dopo un po' ci si stanca, vogliamo riposare gli occhi. Quindi lui usa il verde e gli alberi nel parco come, diciamo, un senso di rilievo, non so se è giusto, relief, Piero, sì, rilievo, fra una mostra e l'altra. Quindi, diciamo, vediamo che sono riposo, sì, scusa, sì. Ogni tanto mi dimentico una parola in italiano. Quindi diciamo che il verde in un certo senso determina la forma dell'edificio, ma è anche importante per l'esperienza degli interni dell'edificio. E poi c'è questa scala che ogni volta che la vedo, stupenda, questa scala elicoidiale che lui progetta insieme a Tullio Bussi. E qua abbiamo un esempio di come Pagano lavora con ingegneri. Vi ricordate che fratello ingegnere, che si è educato al Politecnico di Torino, e lui capisce l'importanza dell'ingegneria, della tecnica nell'architettura. Quindi lui lavora insieme a ingegneri e lui immagina ingegneri non solo come tecnici, ma anche come progettisti, e progetta insieme questa bellissima scala elicoidiale. Purtroppo questo edificio non c'è più perché è stato bombardato durante la Seconda Guerra Mondiale e l'hanno dovuto abbattere. Molto triste. Poi siamo di nuovo a Milano e la sua altra grande opera, diciamo, di architettura per l'educazione è l'Università Bocconi. Quindi dobbiamo vedere l'Università Bocconi come la terza tappa in uno sviluppo di idee del... Comincia con il convitto di Biella e poi quello che lui ha capito, quello che impara dal convitto di Biella lo applica nella città universitaria, e poi quello che impara e capisce dalla costruzione dell'edificio di fisica lo applica di nuovo all'Università Bocconi. Quindi vediamo un architetto che scende ad esempi, cioè lui progetta le cose e impara qualcosa, e ogni edificio che fa è come se avesse migliorato la sua tecnica e le sue idee. L'Università Bocconi è anche molto importante perché è costruita in clima di guerra, in clima di autarchia. E sappiamo, quelli che sanno un po' la storia dell'architettura razionalista, che nel 1936, cioè dopo la casa del fascio di Como di Terragni, è come se l'architettura moderna in Italia non c'è più, perché non abbiamo più il ferro per costruire l'architettura moderna, perché la Società delle Nazioni mette le sanzioni sull'Italia dopo la guerra, che vedete lì sui mosaici, e non c'è più il ferro. Quindi diciamo che l'architettura diventa più monumentalista, più classica, e Pagano non ci sta. Dice: questa è una scusa, l'architettura moderna si può fare. Si può fare con i materiali autarchici, con quello che abbiamo qui in Italia, e lo prova, scende ad esempi, e con l'architettura Bocconi, con pochissimo, pochissimo ferro, riesce a fare un capolavoro di architettura moderna e razionalista. E poi ciò che lui impara e capisce dall'Università Bocconi lo applica alla fabbrica di lana sempre della Rivetti a Biella, quindi torna a Biella dopo il convitto e fa questa fabbrica. Come vedete c'è questa interessantissima soluzione per fare arrivare la luce dentro le sale dove ci sono le macchine.
Quindi con Biella vediamo come lui, questa idea del funzionalismo che ha applicato alla casa della Villa Colli, diciamo all'ambiente domestico, all'ambiente diciamo di educazione con convitti all'università, lo applica alla fabbrica, alla massima espressione dell'architettura moderna che è un edificio industriale. Poi Piero, tu dimmi quando ho 10 minuti, perché io posso anche stare qui 3 ore con Pagano. Allora, passiamo ad architetto a Pagano urbanista. Ah, qui non so che cosa è successo con le diapositive, scusate. È successo qualcosa di strano. Comunque, questo è il suo progetto per Via Roma di Torino. Allora, Pagano nel 31 sente di un concorso nazionale per rifare la Via Roma di Torino e quando vede cosa esce dal concorso ne rimane molto male, quindi dice questa è tutta roba vecchia, non dobbiamo rinnovare la città, dobbiamo fare un progetto nuovo. Quindi lui chiama a sé le Rimontalcine e altri giovani architetti e fanno un progetto per Via Roma e lo mettono, lo sottomettono al comune e dicono questa è la nostra idea. Il comune, il risultato è che fanno un secondo concorso, perché si rendono conto che magari sono stati un po' troppo conservatori, dovevano fare una cosa più moderna. Però purtroppo le cose vanno male, vince Piacentini e la Via Roma di Torino è comunque un progetto di Piacentini. Ma questo esempio è, diciamo, cioè questo progetto è un esempio di come Pagano lavora sempre con una squadra. Lui come architetto non è uno che sono io da solo, sono una voce da solo. Io devo sempre collaborare e lavorare con gli altri, altra ragione per cui io ho voluto anche collaborare con gli altri per fare il libro. Poi nel 37 lavora al piano regolatore dell'EUR, delle 42, e come vedete questa prima pianta che lui fa insieme a Piacentini, l'altro grande urbanista Luigi Piccinato, Ettore Rossi e Luigi Vietti, fanno questo progetto molto moderno per l'EUR, lavorando con Piacentini. Quindi questo è come, diciamo, hanno lavorato bene insieme alla città universitaria, hanno lavorato bene al padiglione italiano di Parigi del 37, che vi farò vedere in seguito. E allora Pagano decide anche di lavorare qui all'EUR. Però è qui che le cose vanno male fra Piacentini e Pagano. E voi che siete stati all'EUR, magari vedete questi plastici e questa pianta e dite ma questo non somiglia per niente a quello che poi è stato realizzato. Infatti perché è diventato l'EUR, diciamo, l'esempio più eclatante dell'architettura molto monumentalista, classicista del fascismo, che si associa molto col fascismo. Se tu parli alle persone nel mondo anglofono, architettura fascista, pensano tutti all'EUR, che noi che sappiamo invece che è la cosa molto più complessa, l'architettura razionista è molto più sottile, cioè uno stile molto più anche legato al contesto. E poi fa questo progetto per Milano Verde, nella zona di Sempione Fiera. E questo è anche un progetto che fa insieme ai suoi colleghi. E è qui che sviluppa un'idea che aveva iniziato alla Triennale di Milano nel 1933 con la casa struttura d'acciaio. E adesso quando ve lo farò vedere, vedrete come funziona. Però lui fa tutti questi edifici rettangolari e vuole fare un quartiere intero razionalista e moderno. E lui applica il concetto del funzionalismo e le varie funzioni di una città e lo espande a livello di un intero quartiere. Quindi come vedete c'è come un anfiteatro qui, quindi c'è una zona di sport, una zona di lavoro e poi le varie case. Ma anche se questo è un quartiere molto allineato, molto razionale, molto fatto con l'ordine, guardate questi disegni qui, che lui veramente pensa a tutto. Torniamo a come lui vuole usare il verde, gli alberi nella sua architettura, e vedete che fa queste sezioni qui in fondo per vedere esattamente come entra la luce in tutti gli appartamenti. Quindi lui non solo sa pensare
alla scala di un intero quartiere, ma poi guarda e vede che ogni edificio, l'altezza di ogni edificio è determinato dal far entrare la luce e far crescere gli alberi. Infatti Milano Verde. Poi guardiamo Pagano come designer. Come designer voglio dire che progetta padiglioni e mostre. Cominciamo a Torino nel 28, dove c'è l'esposizione internazionale di Torino. E lui appena uscito dalla scuola di architettura, e Chevalier capisce che lui è molto bravo e gli dà il suo primo lavoro come direttore di lavori dell'Expo di Torino. E infatti progetta con varie persone, con vari colleghi, 6 dei padiglioni dell'Expo e 2 ponti che attraversano il Po. Adesso non ho tempo per far vedere tutti quanti i padiglioni, ma mi soffermo solo sul padiglione Gancia, sia perché lo fa insieme a suo fratello, ingegnere, e che dimostra ancora la capacità di Pagano di collaborare con ingegneri per l'architettura, ma anche perché mi piace da morire questo dettaglio di questa finestra con Gancia sopra. E questa idea del dettaglio è anche questo che voglio dire di Pagano, che Pagano è un architetto che sa pensare a tutte le scale, sa pensare all'immagine dell'edificio, a come si sono fatti gli interni, e poi riesce a scendere nel dettaglio di una cerniera, di come è fatta una cerniera e come si può aprire e chiudere una finestra. Con Levi Montalcini sempre fa il padiglione italiano alla mostra di Liegi nel 1930, e qua anche riesce ad sperimentare con i materiali nuovi, soprattutto il vetrocemento e la litoceramica. Questi sono 2 materiali insieme all'inolium che a lui piacciono tantissimo. E Pagano è molto interessato su come la produzione in serie può aiutare l'architettura. Quindi usiamo la produzione in serie per questi nuovi materiali, ma non facciamo edifici che sono tutti uguali. Alla Triennale di Milano progetta anche questa sala d'estate, che è un padiglione che ora non si vede più, ma vedete che lui qui alla Triennale di Milano comincia anche a collaborare con artisti. Ho detto prima che Pagano vede l'architettura come, diciamo, un connubio fra tecnica ed arte, e quindi lavora spesso da una parte con artisti, specialmente la Triennale di Milano, e lavora molto spesso anche con ingegneri. E qui infatti qua c'è il progetto della casa struttura d'acciaio, e come vedete in questa assonometria qua c'è questo elemento di queste varie case di strutture d'acciaio che dopo, con il progetto di Milano Verde, replica dappertutto, replica in tutta la zona, in quella inquadratura così a rete, Cardo e Decumano, che vi avevo fatto vedere prima. Poi passa sempre a Milano alla mostra dell'Aeronautica del 1934. Lui è direttore comunque di tutta la mostra, ma poi progetta anche vari spazi lui da solo, fra cui la Salone d'Onore, che festeggia o celebra la grande crociera del decennale che fece Italo Balbo con i suoi 24 aerei, che parte da Roma e arriva a Chicago nel 33. Quindi vogliamo un po' festeggiare questa cosa con il Salone d'Onore, e poi questa bellissima Sala d'Icaro. Io penso che questo progetto veramente è uno dei progetti di Pagano che forse mi piace di più, perché dentro al Palazzo dell'Arte c'è uno spazio rotondo con un lucernario sopra. E lui all'interno di questo spazio progetta questa specie di spirale, una spirale enorme di alluminio che sale fino alla luce. Quindi la luce naturale che scende dal lucernario illumina questo alluminio e cambia durante il giorno. E abbiamo questa figura di Icaro, fatto da Marcello Mascherini, che
con le sue braccia, non si capisce se sta salendo verso la luce o se sta cadendo verso la terra. Quindi c'è questo, come questa magia di non sapendo esattamente Icaro se sta in fase di caduta o in fase di ascesa. Lì dietro di lui c'è una citazione di D'Annunzio anche, quindi ricorda anche lui con D'Annunzio a fiume. Ma l'altra cosa che volevo farvi anche capire di Pagano, per quanto lui possa essere poetico nel come crea lo spazio, non dimentica mai la tecnica. Quindi quando lui vedete quello che lui pubblica in Casabella, non solo pubblica delle foto bellissime, ma disegna anche tutti i disegni tecnici. A scala 1 a 10 potete vedere che lui non vuol far vedere come le cose sono messe insieme e come può usare un materiale nuovissimo per il 34 che è l'alluminio. Poi, sempre alla Triennale di Milano del 36, lui progetta insieme a Guarniero Daniel la mostra di architettura rurale. Allora, importantissima questa mostra perché lui vuole, scrive a Fratelli Alinari, la famosa agenzia fotografica di Firenze, ha detto mandatemi le foto dell'architettura rurale in Italia perché mi interessa. Mandano delle foto, a lui non piacciono per niente. Dico, ma questa non è la vera Italia, questa non è l'Italia che conosco io. Queste sono delle immagini che sono fatte così per propaganda, per far vedere una specie di ritorno alla natura, alla vita agraria. Insomma, lui vede attraverso la propaganda e dice, vabbè, se non ci sono le foto che piacciono a me per questa mostra, sai che vi dico? Mi compro la Rolleiflex e le vado a fare io le foto. E infatti si fa un viaggio in tutta Italia e fa tutte le fotografie per questa mostra di architettura rurale. E poi, come vedremo, lui diventa anche un fotografo grazie a questa mostra. Alla Triennale di Milano fa anche la mostra dei materiali di costruzione, quindi perfetto per una persona come Pagano. E questa foto qui, che porta in giro in tour questi, diciamo, ufficiali, persone, c'è Pagano qui che accarezza il vetrocemento. Dice, guardate ragazzi, com'è bella questa cosa. Quindi questa foto di lui lo trovo di una simpatia pazzesca. E vedete qui che progetta anche tutte le cose della mostra. Qui una citazione di Mussolini che dice il ferro ce l'abbiamo in quantità, quello che ci serve. Mi piace questa citazione perché poi Pagano dimostra anche che abbiamo il ferro in quantità sufficiente perché riesce a progettare l'Università Bocconi con il ferro sufficiente. E poi passiamo al padiglione di Parigi del 37, a cui avevo accennato prima, e questa è anche una situazione dove Pagano e Piacentini lavorano bene insieme. Pagano progetta l'edificio in sé, l'esterno, e Piacentini progetta l'edificio in sé, l'esterno, e Pagano è direttore di tutte le mostre all'interno. Se guardate qui all'entrata abbiamo una statua d'Italia trasvolatrice, che è la stessa statua che c'era nella crociera del decennale della mostra dell'aeronautica, la portano a Parigi e la fanno diventare la Vittoria alata. Quindi nel 34 è l'Italia trasvolatrice. Nel 37, dopo la cosiddetta conquista dell'impero in Etiopia, diventa la Vittoria alata. Pagano progetta non solo degli interni, ma anche questo giardino. E qui devo raccontare che Pagano, diciamo sempre un designer con molto gusto, però qui in questo giardino ha fatto queste fontane e queste piante qui, ci sono piante rosse, piante bianche e piante verdi che fanno la bandiera italiana. Una cosa così. Anche lui certe volte non ci azzecca in tutto. E poi fa in collaborazione con Sironi, quindi come dicevo sempre che Pagano lavora bene con gli artisti, lavora con Sironi per questo Salone d'Onore e Sironi fa questo enorme mosaico d'Italia fra le arti e le scienze. È un grande lampadario di Murano da Venezia.
E io ho lavorato anche all'Università di Swinburne, abbiamo fatto delle ricostruzioni in realtà virtuale del Pagano, del padiglione. Quindi abbiamo visto come poteva essere il padigliano colorato, perché noi, queste, scusate signore, è un po' mi distraete un po' se parlate così. Allora, volevo dire, l'architettura razionalista, qual è una delle ragioni per cui ci piace così tanto? Perché vediamo questa cosa pura, tutta bianca, tutta grigia, perché noi abbiamo una percezione dell'architettura razionalista sempre in bianco e nero, un po' come c'è la magia del Partenone, che è questa specie di struttura bianca, e ci dimentichiamo che in realtà era tutta colorata, rossa, gialla, blu. Anche l'architettura razionalista era molto colorata, ma noi ce lo dimentichiamo perché lo vediamo in questo modo un po' poetico in fotografie in bianco e nero. Quindi io ho voluto un po' ricostruire come poteva essere questi spazi colorati, e infatti il padiglione italiano era tutto verde, era tutto giallo, e qui nel cortile c'era questo enorme muro di mosaici grigio-verdi. Quindi abbiamo usato le tecnologie della realtà virtuale per poter rientrare e avere di nuovo un'esperienza di questi spazi che non ci sono più. Nel 39 Pagano progetta la mostra di Leonardo, sempre dentro il Palazzo dell'Arte, e poi sempre alla triennale, la settima triennale, fa questa mostra della produzione in serie. Qui da una parte vedete le foto della triennale, della fondazione della Triennale di Milano, del tempo, e dall'altra parte vedete la ricostruzione in realtà virtuale che abbiamo fatto della mostra della produzione in serie. Perché è importante questa mostra? Come vi avevo detto prima, lui sin dai tempi del Palazzo Gualino si interessa dei materiali nuovi e della produzione in serie, e qua ne fa una mostra intera. Quindi questa, per esempio, è una mostra che fa vedere tutte le cose che sono fatte con i processi moderni industriali. Forse la prima volta che delle persone vedevano un telefono nella loro vita, un telefono qui in questa mostra, e lui riesce, anche se questi sono ormai per noi oggetti di tutti i giorni come un telefono, Pagano riesce a metterli in mostra come bellissimi oggetti d'arte. Questo è anche molto importante perché è la prima volta che il concetto del design, che è quello che in inglese chiamiamo industrial design, cioè la progettazione degli oggetti di tutti i giorni, diciamo che nasce qui alla mostra della Triennale. Adesso passiamo a Pagano fotografo. Andiamo bene col tempo? Sì, ok. Pagano fotografo. Come vi avevo detto, alla mostra della Triennale lui vuole fare questa mostra di architettura rurale, però non trova le foto che gli piacciono, e infatti va in giro in tutta Italia con la Rolleiflex e fa le foto che vuole lui. Perché è importante l'architettura rurale per Pagano? Sapete che c'è durante gli anni 30 molta retorica sull'architettura classica, l'architettura di Roma, e come si possono tradurre gli ideali dell'architettura classica greca e romana e poterla anche tradurre all'interno dell'architettura moderna, che l'architettura moderna non è necessariamente buttare via il passato come volevano i futuristi, ma come possiamo guardare il passato e reinterpretarlo in chiave moderna. E Pagano dice: ma guarda che non c'è solo l'architettura romana in Italia, c'è l'architettura rurale, dove tante persone per tanti anni hanno fatto edifici modesti e rurali usando soprattutto i materiali del posto e le tecnologie del posto, ma è architettura nata dal bisogno delle persone che vivono in questi posti con i materiali che hanno a disposizione. E per lui questo è anche importantissimo per l'architettura moderna. Abbiamo la produzione in serie da una parte, quindi processi nuovi, tecnologici, molto moderni, ma lui anche guarda diciamo alla modestia anche dell'architettura rurale e come si riesce con solo le cose che si hanno intorno a fare
cose nuove, forme nuove. Quindi dice ai giovani architetti dovete anche guardare questo tipo di architettura, non sempre i monumenti e le grandi e famose architetture del passato, ma anche queste architetture modeste e rurali. Fa anche delle bellissime foto della moglie e della figlia, qua c'è Paola, è una delle figlie qui, che vanno in giro per, ad Agrigento a visitare le rovine. Quindi non è che Pagano dice, vabbè, l'architettura classica non vale. Per lui è importante, anche perché ricordate che il padre è archeologo, però lui dice che il passato bisogna interpretare sia questo qui, che è quello più conosciuto, sia quello meno conosciuto, che è l'architettura rurale. Lui pubblica anche molte delle foto, pubblica un articolo sulla stanchezza delle cariatidi, dove fa tutte queste foto di cariatidi moderne e antiche, e come vedete qui fa anche delle bellissime foto di lavori agricoli, di nuvole, di chiese medievali in giro per l'Italia. E queste foto sono state tutte pubblicate nella rivista Natura. E quando ha finito di fotografare le sue foto per la mostra, è come diventa come per lui una compulsione di andare in giro a fare fotografie. Infatti scrive anche un articolo per Gio Ponti in Domus che si chiama Invito al turismo e dice alle persone andate a fare le foto. Quindi lui, Pagano, non si è mai autodichiarato un fotografo. Lui si è chiamato un cacciatore di immagini. E lui voleva andare a scoprire cos'era la vera Italia, perché lui si rendeva conto che l'Italia del fascismo proiettava solo un'immagine della verità, l'immagine di un'Italia che voleva, che la propaganda fascista volesse che le persone vedano dell'Italia. Ma lui dice che sotto questa rappresentazione della propaganda c'è un'Italia vera, e la vuole andare a scoprire e fa queste foto, di cui moltissime non ha mai pubblicato, ma che però per lui dovevano formare una specie di biblioteca di immagini di riferimento per l'educazione futura degli architetti. Queste ultime foto le ha fatte a Corfù, dopo che era diventato soldato e lottava in Grecia. E queste sono due foto che di una poesia per me, quando sono quasi due foto preferite mie di Pagano. Questa è la Grecia distrutta, questo uomo che guarda forse la sua casa mezza distrutta, da solo in mezzo alla macerie, e questo anche, questo atto di amore di una madre seduta sulle rocce dando il latte al figlio. Quindi queste due immagini, e queste sono due immagini che dovete pensare che lui vede nel 41, poco dopo si dimetterà dal partito fascista. Quindi vedendo proprio la guerra in prima persona, è una delle cose che lo convince che questa è un'ideologia, questo è un partito con cui io non posso più condividere niente. Adesso passiamo a Pagano come critico a Casabella. Come avevo detto, nel 1930 si trasferisce a Milano per dirigere questa nuova rivista, che comincia nel 28 come La Casabella, poi diventa Casabella e poi Costruzioni Casabella. Quindi in queste copertine vedete un'evoluzione sia grafica che di idee all'interno della rivista. Quindi diventa più come una cosa di arredamento, poi diventa più una rivista di polemica, si inserisce nelle polemiche dell'architettura razionalista, e poi diventa sempre più tecnica. Perché diventa più tecnica? Perché entrando in guerra si capisce che ci sarà il problema della ricostruzione dopo la guerra, e lui crede che Pagano ha un ruolo per educare gli architetti al futuro della ricostruzione, perché qua siamo per entrare in guerra. Cambia anche molto l'impostazione grafica, quindi vedete qui in alto, diciamo, un'impostazione grafica più tradizionale, e poi in collaborazione con Edoardo Persico vediamo che cambia la tipografia, il layout,
e usa questo formato quadrato, che è un formato quadrato e che quando si apre diventa un doppio rettangolo, altra ragione per cui il libro è uscito in formato quadrato. Ma non c'è solo Persico che lavora con Pagano. Con Pagano e Casabella lavorano anche due donne, Anna Maria Mazzucchelli e Giulia Veronesi, che loro anche loro erano l'anima di Casabella. Vabbè che Pagano era il direttore, ma ricordatevi che Pagano è direttore, ma un giorno fa una mostra, un altro giorno è andata a Liegi, un altro giorno ha da fare con Piacentini a Parigi. Chi è che manda avanti la rivista quando Pagano non c'è? Queste due donne, Anna Maria Mazzucchelli, che poi sposerà Giulio Carrargan e andrà a vivere a Roma, e Giulia Veronesi, che nel dopoguerra diventa un'importantissima storica e critica dell'architettura. E specialmente anche quando Pagano va in guerra e scrive le lettere dal fronte, questo dovete mettere nelle edizioni di Casabella, sono veramente Giulia e Anna Maria che mandano avanti la cosiddetta baracca. In Casabella non solo Pagano pubblica le sue fotografie, ma Pagano pubblica anche la sua architettura. E perché vuole mettere i suoi edifici in particolare in Casabella? Perché, come abbiamo detto con la citazione all'inizio del discorso, dobbiamo scendere ad esempi. Quindi Pagano è uno che dice, non sono uno che vi dice soltanto quello che dovete fare, io ve lo dimostro quello come dovete fare e faccio vedere tramite i miei progetti che pubblico in Casabella. Ma usa anche Casabella come pagina per attaccare i monumentalisti e i classicisti e soprattutto Piacentini. Quindi questo articolo, Una solenna paternale, è un dialogo fra padre e figlio, dove Piacentini è il padre e Pagano è il figlio, e si litigano un po' su che cos'è la vera architettura. E vedete che lui illustra questo suo articolo con fotografie che ha fatto lui stesso all'EUR, che sta in costruzione. E infatti, dopo che lui pubblica questa serie di invettive contro i monumentalisti classicisti come Piacentini e Brasini e compagnia, praticamente Casabella la vogliono togliere, la vogliono, come si dice, censurare. E infatti per poco Casabella non esce più per le invettive che ci mette Pagano contro Piacentini. E adesso chiudiamo la serata con Giuseppe Pagano, partigiano. Come vi dicevo, lui si dimette dal partito nel 42 e siccome lui, come capite, è uno che vuole sempre lottare, lotta per l'Italia nella Prima Guerra Mondiale, lotta per Fiume, lotta per l'Italia all'inizio del 41 in Albania e in Grecia e poi lotta per l'Italia però contro il fascismo. E lui è catturato grazie a una delazione di un suo compagno della cellula Matteotti del Comitato di Liberazione Nazionale e passa una gran parte del suo tempo in carcere durante la Seconda Guerra Mondiale. Ma come vedete non smette mai di fare l'architetto, sarà un prigioniero? Sarà, però cosa fa? Disegna la sua cella, quindi questo è un disegno che lui fa nel suo carcere in Brescia. Altro progetto molto importante che fa mentre sta in prigione è che progetta una fuga. Quindi durante i bombardamenti di Brescia, durante la Seconda Guerra Mondiale, lui organizza la fuga di 300 prigionieri. Quindi un progetto architettonico molto importante, perché com'è che Pagano riesce a progettare questa cosa? Perché lui, camminando per i corridoi del carcere, ha saputo in testa disegnarsi la pianta della prigione. E questi segni che vedete qui, uno, due, tre, sono dove sono il telefono, dove sono le chiavi, dove tengono le cose. E quindi, grazie a questa piccola pianta che lui è riuscito a disegnare dentro la sua cella, è riuscito a organizzare la fuga di 300 prigionieri, che io penso come progetto è molto interessante. Mi piace tanto. Come dire, solo il cervello di un architetto può uscire fuori con una cosa del genere.
Fa anche progetti per case elementali, quindi impara molto dall'architettura rurale e vernacolare di come si può fare la casa in modo più essenziale, ma poi poter costruire una casa con pochi mezzi, con i mezzi che uno ha in giro, con il fabbisogno, fondamentale per la ricostruzione dopo la guerra. Mentre sta in carcere fa anche un progetto per una scuola d'architettura, quindi dice qua bisogna anche educare gli architetti diversamente e fa questo schema, una carta di rotta dell'architettura moderna la chiama, e dice queste sono tutte le cose che devono imparare gli architetti nel futuro. Fa anche un progetto per la restaurazione del Teatro Puccini del 43 e poi va a finire nel campo di concentramento di Mauthausen. Perché va a finire qui? Allora, mentre sta nel carcere di Brescia, lui sente parlare di certi prigionieri che se uno si fa volontario per andare a lavorare nei campi di lavoro, c'è possibilità di fuga, perché da questi treni, questi convogli che partono dai campi di transizione tipo Bolzano, se si fermano una certa parte in mezzo al campo, spesso si può fuggire dal treno. Quindi Pagano dice, ci vado, perché lui è esperto delle fughe, già è fuggito 3 volte dalla prigione mentre in prima guerra mondiale, fugge da una prigione in Brescia, dice posso fuggire da un treno. Però purtroppo Pagano questa volta è sfortunato, perché proprio su quel treno qualcuno aveva già tentato la fuga. Quindi erano molto molto vigili e lui infatti non riesce a fuggire dal treno e va a finire qui, in questo campo di concentramento in Austria, dove muore di malattia. E questa qui finisco con la sua ultima lettera che scrive prima di morire nell'ospedale di Mauthausen-Gusen. Prima scrive alla moglie e poi scrive ai suoi compagni partigiani di continuare il lavoro senza di lui. Questa lettera viaggia dentro la cintura di un suo compagno e arriva a Milano e tutti la possono leggere, e questa è l'ultima cosa che scrive e dice, adesso devo leggere la citazione che è importante, che ce l'ho qui nel libro. Dice, ah, non lo trovo. Comunque dice, ricordatevi di me, uomo pieno di ideali. Grazie. Allora, complimenti alla professoressa Marcello, grazie, si è commossa alla fine, si vede che proprio la vita di Pagano l'ha vissuta profondamente. La vita profondamente in America ci hanno fatto un film, Great Escape, al minimo, cioè Steve McQueen, non è niente, in fronte. Poi volontario alla guerra mondiale, scappa, volontario a Fiume con Danuzzi. E quindi insomma, una biografia molto interessante. E già dal titolo, che è molto significativo, è Design for Social Change, cioè si vede che lui crede nell'architettura come cambiamento sociale, crede nel fascismo come grande motore di cambiamento, e la sua grande delusione ci fa vedere Flavia, e anche il libro di Destetta che io avevo letto, e con tutti gli scritti originali di Pagano, ci fa capire come da questo grande entusiasmo lui era poi molto polemico, perché nelle sue riviste attacca Piacentino, ancora questo rapporto padre-figlio un po' conflittuale, attacca tante sue cose, ma anche con Danunzio stesso fu sempre in conflitto, sì. Anche a Fiume, ma con Mussolini andava proprio qui. Cioè, si vede che lui ha un'adorazione per questo uomo e scrive su Casabella queste cose, Mussolini salverà la cultura italiana. Mm. E nel 42, cosa succede? Cioè, con le 42, proprio lì che ha la disillusione. Tu hai parlato della guerra, eccetera. Lui era volontario sul fronte greco albanese nel 41, fa questa descrizione bellissima del Partenone, che tu dopo magari ce ne parli.
però sembra che proprio la sua disillusione sia quando si accorge che Mussolini lo tradisce con Piacentini. Cioè, perché sembra quasi che il gruppo degli architetti nazionalisti che aveva creduto molto in questa cosa, Terrani stesso, volontario anche in Russia, muore nel 43, e quindi la morte di Terrani poi lo colpisce molto. Sì, molto. E sembra che sia proprio questa cosa che lo gli fa cadere un po' il velo che aveva fino adesso. Se qualcuno vuole dire qualcosa, se no chiediamo anche, stimolando prima Stefania, la sua riflessione sul gruppo dei sette, sugli architetti razionalisti. Ti passo un attimo il microfono. Se vuoi parlare del gruppo dei Terrani, eccetera, oppure se vuoi dare la parola. Ma sì, io un po' sul gruppo dei sette ne so un pochino, però come sapete sono più esperta di Pagano. Ma lui, Pagano, faceva parte del MIRA come segretario del gruppo di Torino. Quindi faceva anche parte del GANT, che era il gruppo architetti nuovi di Torino. Quindi lui, diciamo, faceva parte del MIR e rappresentava Torino e aveva a che fare con loro in questa vece. Però ha lavorato molto anche con architetti del MIR alla Triennale. Sì, io insomma il gruppo 7 poi non ne so tantissimo, magari Stefania ne sa di più, però giusto in rapporti con Pagano, ma Pagano era sempre in buoni rapporti con loro, ma loro diciamo erano più nella schiera di Bardi con Quadrante, e quindi con Bardi anche Pagano ci sono stati un po' di scontri, perché Bardi si è offeso con Pagano e l'ha creduto come traditore, perché Pagano è andato giù a lavorare con Piacentini alla Città Universitaria, quindi sono scritti un paio di lettere dove hanno un po' litigato, perché Bardi dice: ma tu sei un radicale, sei dei nostri che vai a lavorare con Piacentini, che si è venduto, eccetera. E Pagano dice, lui si difende e dice: con questi qua glielo devi far capire standogli accanto. E infatti Pagano dice che io vado a lavorare con Piacentini perché stando lì accanto a lui gli posso far capire che cos'è la vera architettura in razionalista. E infatti ci riesce, perché guarda caso Piacentini cambia il suo progetto del rettorato e vede proprio, come dice Pagano, bisogna scendere ad esempi. E quindi questo anche, insomma, riassume anche un po' il rapporto con Bardi e diciamo il gruppo più estremo e radicale di Quadrante. Se qualcuno vuole dire qualcosa, c'è un microfono, lo passo. Altrimenti mi passo sempre in macchina. Certo. Tu hai fatto vedere Sironi, hai parlato della Sapienza, eccetera. Nel mese scorso abbiamo avuto Piera Mondice, che è il più grande istituzione di Sironi al mondo, che tra l'altro ha curato la mostra che sta per finire adesso a Milano, finirà il 27 marzo, sono una rivista, andateci, e ci ha fatto vedere, ci ha parlato di questo uomo di Sironi, che ha una biografia simile a quella di Pagano, in quanto anche lui è un fascista della prima ora, è Marinetti che presenta Sironi a Mussolini, dice: questo uomo non ti tradirà mai. In effetti Sironi crolla, quando crolla il fascismo, crolla anche Sironi, anche tutte le sue diciamo illusioni dell'arte sociale, che poi vedete l'arte morale rappresentata anche in questi mosaici, sono sicuramente il frutto del manifesto della cultura morale, dell'idea che avevano questi artisti di arte sociale in questo senso. La differenza qual è? Che Sironi crolla con l'idea del fascismo, invece Pagano, quando vede il fascismo che non rispecchia più le sue aspettative, si distacca. Sì. Sì, infatti diciamo nel mio saggio introduttivo del libro, infatti parlo prima di Pagano collaboratore, Pagano controcorrente, ma anche Pagano coerente, perché lui infatti ha a che fare con la scuola di mistica fascista che sta a Milano, e la scuola di mistica fascista diciamo è l'ultimo ramo del fascismo socialista che rimane in Italia. Quindi loro sono quelli che vogliono educare la nuova generazione negli ideali, diciamo, iniziali del fascismo, che loro hanno vissuto di persona, che però ormai negli anni 40
non si vedono più che il fascismo è diventato una macchina burocratica, ma anche una macchina di repressione, di antisemitismo, delle leggi razziali, dell'imperialismo. Sono tutti questi aspetti del fascismo in cui Pagano non si riconosceva e cercava di viverli tramite la scuola di mistica fascista, in un certo senso. E lui, anche quando vedeva che il fascismo si divergeva in queste altre cose, lui diceva, ma alla fondazione c'è sempre questo concetto socialista. Però quando poi c'è la Repubblica Sociale Italiana, lui non ci crede nel rifascimento e li chiama, infatti lo chiama un'isola di guano occupata da... come si dice, turncoats, come si dice in italiano, quelli che cambiano della volta, sì, cioè, ecco, volta, sì, quindi un'isola di guano occupata da volta cabana, questo così descrive la Repubblica di Salò. Quindi lui cerca fino all'ultimo, infatti va pure in guerra per l'ultima scheggia di questo ideale originale, ma quando va lì in Corfù e vede la distruzione attorno, infatti fa pure quelle fotografie lì che proprio dice guarda io non... Però rimane nell'esercito perché sì, sa che da lì dentro riesce a convertire molti soldati alla causa della resistenza. E infatti, scusa, quale brigata sceglie? Sceglie la brigata del Partito Socialista, della brigata Matteotti, quindi quando poi decide di far parte del Comitato di Liberazione sceglie i socialisti. Bene, qualcuno vuole intervenire? Allora, possiamo concludere, dobbiamo fare esattamente. Se no io vado avanti. Siamo in prova. Ha parlato di una cosa interessantissima che forse pochi sanno, proprio perché le foto dell'epoca si vedono tutte, come diceva, bianco e nero, il colore. Sì. Secondo me, se si può approfondire un po' di più, perché certo, effettivamente questo approccio al colore che avevano anche in quell'epoca, che poi si sviluppa con Sozzas, cioè è interessante, erano colori poi. Sì, certo, quindi ho fatto un po' questo parallelismo perché so che l'architettura classica, l'architettura della Grecia antica, la vediamo con questa forma pura, ripulita dal tempo, e infatti Pagano poi fa delle foto bellissime dell'Acropoli, fra l'altro, e va lì perché sta in Grecia, è un giorno di andare a vedere l'Acropoli e ci fa delle bellissime foto. E che poi ho scoperto anch'io ho studiato architettura pensando che tutti questi tempi erano belli, bianchi, puri, così. Poi ho scoperto dopo che infatti hanno visto che erano colorati, erano rossi, gialli, insomma, di un bagliore quasi un po', di cattivo gusto, come possiamo pensare oggi. E mi è venuto in mente che forse poteva... ho scoperto che poteva essere è la stessa cosa per l'architettura moderna, perché se tu vai a vedere i numeri di Domus degli anni 30, ci sono delle immagini di spazi molto molto colorati, perché cosa faceva Ponti? Gio Ponti si faceva pagare la pubblicità dalle ditte di bagni, di lavandini, insomma faceva un paio di pubblicità e usava... E quelle pagine a colori della pubblicità pubblicava anche delle immagini dell'architettura a colori. Io vedevo questi spazi rossi, blu, gialli, e c'è anche un articolo bellissimo di Ponti che si chiama Il colore nell'architettura. Allora dice dovrei mettere il rosso intorno a questo giallo e questo verde qua. E poi se tu leggi anche le descrizioni in Domus e Casabella di questi spazi, parlano proprio del linoleum è nero e i muri sono verdi. Allora ho pensato
che si poteva usare anche con i miei studenti assistenti di ricerca, se possiamo creare questi spazi in digitale e li possiamo colorare per vedere un po' come sono. Quindi era, diciamo, un po' un esperimento, e mi credo che abbia anche letto un libro di uno scrittore, un teorico americano, che parlava di Corbusier e i colori. E mi è venuto in mente che questo amore che abbiamo per l'architettura moderna, non solo razionalista, ma anche tutta l'architettura di Corbusier e gli altri, noi la vediamo, diciamo, un po' con gli occhiali rosa, però lo vediamo come se fosse questa cosa così pura, che in realtà non lo è, era tutta super colorata. E quindi mi interessava voler ricreare, infatti ho ricreato anche la casa per gli sposi di BBPR e Portaluppi alla Triennale di Milano, e siamo circondati da marmo rosa e da vetri colorati e copriletto a righe, insomma tutte cose che in un certo senso fanno cadere un po' le scaglie dagli occhi su che cos'era il modernismo, che in realtà si viveva nel mondo bellissimo e colorato. Stessa villa bianca scrive su Giuseppe Ferrari, in realtà non è bianca, ma era rosa, però nell'immagine un bianco nero, rosa era tinta e risulta bianca, ma colore. Ah sì, quindi anche diceva il signore, la casa del fascio di Terragni, infatti bianca, era rosa. Bianca era il nome della proprietaria, insomma, per cui villa bianca. Non c'è nessun altro, la cronia e il nome della villa. Ma anche il padiglione di Barcellona è molto colorato. Come sappiamo è stato ricostruito dal vero. Ebbene, ci ha fatto vedere questi anni 30, guardate, con questo sottotitolo colore. È molto significativo che venga il libro dall'inglese tradotto in italiano da una studiosa che in una scuola anglosassone dove soffre purtroppo un vento un po' di cancel culture. Sì. E tu prima parlavi dell'euro che viene identificato come un monumento fascista. Poco tempo fa sul New York Times si parlava di distruggere. Perché sì. L'Italia ha ancora questi monumenti? Ne abbiamo parlato l'altra volta, che ricordo sì. Le due cose. È un dibattito questo molto molto bello. Com'è il clima nell'università anglosassone, perché da noi sembra che lì siano, cioè, la storia dell'arte europea non viene più insegnata perché comunque è troppo eurocentrica, discrimina altre culture, appartenenze, eccetera. Sì, beh, devo dire che anch'io come insegno, io infatti non insegno questa cultura eurocentrica della storia dell'architettura, io insegno un'architettura più globale, perché credo che comunque questa scultura ce l'hai tutta intorno, insomma, la puoi vedere, comunque il discorso dominante è quello. E uno studente d'architettura, se vuole imparare i grandi modernisti, Corbusier e compagnia, l'informazione c'è e se la possono trovare da sé. Io, se insegno ai ragazzi del primo anno, voglio insegnare che ci sono tanti altri punti di vista e altri modi di fare architettura, anche voglio dare più spazio alle donne e il ruolo che hanno avuto le donne nell'architettura. Infatti perciò ho voluto anche sottolineare il ruolo di Veronesi e Mazzucchelli all'interno di Casabella. E sì, c'è un po' questa, però non bisogna aver paura di questa, perché non è che si vuole cancellare la cultura occidentale, la cultura, è che bisogna capire che non c'è solo quella e che ci sono tante altre culture. Poi in Australia, per esempio, si capisce che ci sono gli indigeni, gli aborigeni indigeni australiani, che invece hanno avuto una cultura di architettura e di una civilizzazione vera, una civiltà vera, che bisogna ricordare che anche loro hanno fatto architettura. Non è architettura permanente, però è comunque una cultura importantissima e bisogna insegnare quella accanto all'architettura europea. Quindi non c'è una cultura di cancellarla, c'è una cultura di accompagnarla e metterla in un contesto di molte altre culture globali. Questo ce l'assicuro un po', quindi l'euro non è dato. No, questo è sicuro. E,
Allora, il prossimo appuntamento è sull'architettura staliniana, facciamo, vediamo un colpo al cerchio alla botte e vedremo quindi lo sviluppo dell'architettura totalitaria nei paesi, nella Russia, nella Spagna franchista e poi nella Germania nazionalsocialista e nazionale fascista, e quindi avremo una prospettiva sotto quanto. Chi volesse prendere questa cedola può avere in preacquisto il libro, che tra l'altro in italiano costa molto meno che in inglese, l'ho comprato a prezzi pieni su Amazon, se sapete cosa aspettavo, ma è comunque un libro bellissimo. Anche il libro di Pessetti, che si trova adesso a metà prezzo nei Minders, è un libro veramente bello, da cui tu hai preso tante cose. Sì. Dopo poi accenno ti chiederò dei pettegolezzi sull'archivio di Pagano. Ah sì, sì, quello c'è tutta un'altra storia. Sì, e comunque sì. No, dicile a tutti, se no. No, no, volevo... la storia dell'archivio? Sì. Sì, sì, va bene. Sì, vi racconto un po' la storia dell'archivio, che per me l'ha raccontata De Seta. Infatti sono andata a trovarlo a Napoli la settimana scorsa, ma finalmente, dopo 20 anni, mi ha fatto vedere l'archivio fotografico che ha nel suo studio. Quindi perché no, c'è voluto tanto tempo per far uscire una monografia su Pagano? E perché è venuta una dall'Australia a farvi un libro su Pagano? Allora, perché l'archivio di Pagano ha avuto una storia, una vicenda, diciamo, abbastanza triste. La figlia di Pagano dà l'archivio, tutto l'archivio, tutti i disegni, tutti i diari, tutte le lettere, tutte le foto, lo dà a De Seta negli anni 70, mentre lui comincia a lavorare su Pagano, le mostre sulla fotografia, eccetera. E lui ce l'ha tutto in casa. Però dice, io ho tutto questo archivio, non me lo posso tenere per me. La do alla Fondazione Feltrinelli, che loro si prendono cura dell'archivio lì alla Fondazione lì a Milano. Negli anni 70, diciamo, arrivando al 30° anniversario della morte di Pagano, un certo studioso, Riccardo Magliani, vuole fare un numero speciale di parametro su Pagano e chiede gli archivi alla Feltrinelli. E la Feltrinelli dice, ah, ma io non posso venire qui tutti i giorni, non è catalogato, me lo prendo a casa, faccio una cosa. Si prende l'archivio e va in Svizzera. Si porta l'archivio in Svizzera, cioè praticamente se lo ruba. Adesso non vogliamo parlare male dei morti, però praticamente lui ha portato questo archivio in Svizzera, è morto e gli eredi praticamente l'hanno venduto sul... E ci sono state, sapete, ci sono state lettere aperte, li portiamo in Italia, niente, non si è potuto sapere. L'unica cosa che rimane è l'archivio fotografico, che sta ancora a casa di De Seta, e infatti bisognerà cercargli una casa, perché il professore adesso ha 80 anni e non potrà sempre, questo archivio fotografico bisogna salvarlo, trovargli una casa anche qui in Italia, questo è molto importante. E quindi questa è la ragione, io credo che non sia uscito un libro su Pagano, perché non c'era l'archivio. Io ho detto, ma non si può continuare a aspettare questo libro. Cosa faccio io? Farò un lavoro molto più duro, quindi cercare di trovare qualsiasi fonte, qualsiasi lettera di Pagano che è stata pubblicata in un libro qua, in una rivista là, e poi ho usato anche quel numero di parametro del 75 e l'altro numero di costruzione Casabella del 47, che ha pubblicato molte delle sue lettere, e ho lavorato su ciò che c'era sull'archivio già pubblicato, e ho fatto, diciamo, un lavoro molto più duro che se ci avessi tutto l'archivio davanti avrei fatto prima, e ho detto basta, questo libro deve uscire, e diciamo un po' con un atteggiamento un po' australiano, diciamo, un po' con spavaldo, credo si può dire, un atteggiamento un po' spavaldo australiano, ho detto guarda, io questo libro lo scrivo anche senza archivio, e quindi ho trovato una casa editrice inglese che era interessata, e poi infatti parlando con Piero abbiamo detto qua bisogna veramente fare la versione italiana, quindi Fabio Gangemi della Gangemi Editore è molto interessato a pubblicarlo, e basta fare una prevendita di 250 copie e il libro esce entro la fine dell'anno. Quindi la traduzione è già fatta, l'ha fatto mio papà, che è un traduttore dall'inglese all'italiano, e quindi speriamo bene di vedere questa opera anche in giro per tutta l'Italia. Ne sarò felicissima. Quindi lasciamo la parola a tutti, che è un problema di tutti.
gli attributi di comprare e di significati. Bene, grazie Flavio, ti aspettiamo prossimamente, aspettiamo tutti voi, chi vuole competere il tipo su soldi mosaici e seguirci sulla parte di voi. Ah sì, no, guarda, io ero convinta che fosse alle 6. No, 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 ma che sono mi sono sbagliato io. Ah. Vabbè, insomma, è andata bene. Molto bene, dai, tu dici. Sì. Thank you.